and I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Capita che alcuni prodotti, nonostante offrano un livello di divertimento notevole, risultino penalizzati più a causa del confronto con titoli similari che per demeriti propri. Questo potrebbe essere il caso di The Saboteur, ultima fatica di Pandemic, che idealmente va a chiudere e completare la line-up natalizia di un colosso come Electronic Arts. È difficile catalogare un titolo come Saboteur, in quanto gli sviluppatori hanno fatto di tutto per rendere l'esperienza il più variegata possibile. Infatti, le meccaniche di gioco fondano assieme elementi di titoli quali Grand Theft Auto, con quelli di Assassin's Creed. Il tutto è stato inserito in un contesto geografico e storico ben definito, ovvero la Parigi degli anni 40, in piena occupazione nazista. Nella capitale francese si incroceranno i destini di molte persone, tra le quali ovviamente spiccherà Sean Devlin, un ex pilota irlandese, rifugiatosi a Parigi in seguito all'invasione nazista e costretto a nascondersi all'interno della Belle de Nuit, celebre cabaret nel cuore di Montmartre. Qui verrà a conoscenza di Luc, uno dei capi della resistenza parigina, che non ci penserà due volte a sfruttare le molteplici abilità del nostro protagonista per intralciare i piani tedeschi in città. Il turbolento passato di Sean è inizialmente avvolto nel mistero, ma gli ha permesso di avere una discreta abilità con ogni tipo di arma, con gli esplosivi ed ovviamente con le automobili. Come se non bastasse, l'irlandese è un eccezionale scalatore, capace di sfruttare ogni minimo appiglio sulle elaborate facciate delle case parigine per raggiungere i tetti, luogo prediletto per nascondersi da sguardi indiscreti e far perdere le proprie tracce. Dopo un lungo ma interessante prologo nel quale faremo la conoscenza di alcuni dei personaggi secondari, si aprirà davanti a noi tutta una serie di possibilità, grazie alle quali plasmare il nostro gioco. Nonostante alcuni posti di blocco rendano alcune zone difficilmente raggiungibili, la città sarà completamente esplorabile sin dall'inizio, sebbene nelle prime fasi non offra altro che un'ispirata riproduzione della capitale francese. Seguendo invece gli eventi della trama, otterremo una serie di abilità e conoscenze che andranno ad arricchire il carnet di opzioni a disposizione, dalle classiche gare di velocità al tiro a segno, passando dal passatempo preferito di ogni sabotatore, ovvero distruggere le installazioni naziste sul territorio cittadino. Gli sviluppatori tendenzialmente lasciano grande libertà di scelta al giocatore, che potrà di volta in volta scegliere cosa fare, ma soprattutto come raggiungere l'obiettivo prefissato. Infatti, a discapito di una trama piuttosto lineare, potremo modificare l'approccio alla missione, sfruttando di volta in volta l'abilità del protagonista che maggiormente ci soddisfa. Per penetrare all'interno di una roccaforte nemica, potremo ad esempio decidere se camuffarci da ufficiale tedesco ed ingannare le guardie, o passare silenziosamente dai tetti. Se invece queste due soluzioni non dovessero incontrare il vostro gusto, o l'approccio più ragionato dovesse fallire, non vi resterà che imbracciare una bocca da fuoco e farvi strada con il piombo. La quantità di azioni a disposizione del protagonista viene però bilanciata da una certa semplificazione di ognuna di queste componenti. Il lavoro degli sviluppatori viene un po' sminuito da una struttura tecnologica non eccezionale, fatta di un'intelligenza artificiale nemica poco sviluppata e da una poca profondità di alcune componenti di gioco, come la fisica o la gestione del livello di sospetto. La meccanica messa in piedi per il gioco si fonda sul livello di sospetto, ovvero quando i soldati nazisti ci scopriranno a fare qualcosa di strano, si allarmeranno più o meno velocemente in base all'azione compiuta. Una volta allertati, l'unico modo per far cessare l'allarme sarà quello di sfuggire velocemente dall'area incriminata. Ci si potrà nascondere in determinati rifugi, si potranno sfruttare i tetti per far perdere le proprie tracce, o si potrà provare a seminare i nazisti sfruttando un veicolo. Il modello di guida offerto è decisamente arcade e propone un discreto feeling con la macchina, non fosse che troppo spesso si incappi in determinati elementi come alberi, panchine o muri o altre autovetture con le quali gli scontri verranno calcolati piuttosto approssimativamente, il più delle volte andando ad intralciare in modo poco naturale la vostra marcia. Questo potrebbe essere deleterio nel caso veniate inseguiti dai velocissimi sidecar nemici, che a volte saranno impossibili da seminare, altre volte si incuneranno da qualche parte. La curva d'apprendimento è piuttosto ripida, con alcune missioni che troppo presto vi chiederanno più di un tentativo per essere completate, per via del numero soverchiante di nemici che vi troverete ad affrontare.
Questi aspetti non andranno ad inficiare la godibilità del titolo, ma fanno avvertire un gioco ancora piuttosto grezzo, che probabilmente con un po' più cura avrebbe potuto ritagliarsi una visibilità maggiore. Questo perché gli sviluppatori hanno cercato di riunire in un unico titolo tutti gli aspetti più positivi delle produzioni sopracitate, aggiungendo persino alcune nuove idee, capaci di dare maggiore profondità all'esperienza, come la crescita del personaggio o la gestione della propria squadra di ribelli, da potenziare sotto il profilo della salute o dell'armamento. Inoltre le missioni offrono una discreta varietà, si andrà dal colpire silenziosamente un agente delle SS privo di scrupoli all'abbattere uno Zeppelin, senza contare la missione a bordo di un treno, con tanto di spettacolare detonazione di un ponte. Il motivo per il quale The Saboteur sarà ricordato è sicuramente l'impatto grafico. Nonostante presenti alcuni limiti strutturali come tearing o il pop-up, il motore di gioco ci restituisce una rappresentazione di Parigi davvero ispirata. Notevole sia per la fedeltà di alcuni scorci della città, sia per l'accattivante impatto estetico, dato dal confronto del passaggio tra le zone occupate dai nazisti e quelle in mano alla resistenza. Questa dicotomia viene restituita utilizzando cupi toni di grigio o vibranti colori, a seconda della speranza che serpeggia nelle strade, creando un forte contrasto anche tra zone attigue della città. Questa diventa così parte integrante della narrazione, esplicitandola dove troveremo maggior supporto e dove invece dovremo agire in silenzio. Ogni qualvolta assesteremo un duro colpo al regime nazista, un'esplosione di colori si diffonderà nel quartiere, liberandolo definitivamente dal giogo tedesco. Uno dei maggiori limiti al coinvolgimento nel titolo è la scelta di interrompere ogni frangente di gioco con una schermata di caricamento, che andrà inevitabilmente a spezzare il pathos ed il ritmo degli ottimi e spettacolari filmati di gioco. Il comparto sonoro di The Saboteur si fregia di alcune musiche piuttosto ispirate, prese direttamente dall'immaginario sonoro degli anni 40, accompagnate da discreti effetti ed un ottimo doppiaggio in lingua inglese, capace di sottolineare con un accento diverso tutte le diverse nazionalità che si incroceranno nelle vicende narrate. Le tracce italiane non presenteranno invece la stessa qualità, ma risultano comunque un gradito extra. Dal punto di vista della longevità, il gioco sembra offrire tanta carne al fuoco, con una lunga storia che nonostante si sviluppi in maniera lineare manterrà incollati alla console per diverse ore. Non è presente nessuna modalità multigiocatore, non escludiamo invece che vengano prima o poi rilasciati contenuti aggiuntivi, capaci di arricchire ulteriormente l'esperienza di gioco. The Saboteur è un buon titolo, incapace di imporsi ai vertici di una stagione videoludica così ricca di grandi capolavori, ma sicuramente idoneo di intrattenere l'utenza per tutta la durata della storia, grazie ad un'ambientazione ispirata e un gameplay piuttosto vario. Alcune ingenuità nel game design e qualche limite tecnologico di troppo vanno ad inficiare il giudizio globale. Il titolo Pandemic è quindi una buona alternativa per tutti coloro in crisi d'astinenza da GTA o Assassin's Creed, o per chi non vede l'ora di intralciare per l'ennesima volta i piani dei malefici nazisti.